Buonasera. Buonasera. Lei è il famoso chef Gennaro Esposito. Gennaro Esposito, certo, famoso, ci difendiamo. E come lei è famoso a livello nazionale ormai. Prima era solo campano, ma con gli Sono anni. tanti anni che facciamo questo lavoro, sono tanti anni che giriamo di qua e di là, oltre chiaramente alla Torre del Saracino, ristorante di carro, insomma. Ma ci racconti, c'è una novità interessante. Lei è stato scelto. Sì, no, facciamo questo pop-up restaurant all'interno di Harrods, in Sono i grandi 19, magazzini di Londra, i più che, importanti, sì, davvero, storici. storici, importanti, pieni di fascino, perché comunque è un luogo molto conosciuto, molto particolare, molto marcato, e poi sempre un luogo alla ricerca di cose buone, cose belle. E poi Londra è una platea diventata sempre più internazionale, e ultimamente, negli ultimi 15 anni, ritengo che il livello della gastronomia a Londra è veramente salito in modo vertiginoso. Senta, lei è l'unico del sud ad essere stato scelto. Chi sono gli altri? Ha cominciato Cracco nel mese di ottobre, no, di settembre. A ottobre i fratelli Cerea di Vittorio Brusaporto, poi noi, Torre del Saracino. Beppe si occuperà in prima persona di questo progetto Harrods. Poi seguirà Pinchiorri con Nife Old e Italo, e poi dopo andrà in scena a gennaio Enrico Crippa. E quindi lei è il portabandiera del Sud Italia, possiamo dire. Immeritatamente, Ci sono tanti chef bravi in tutto il Sud Italia, lei è il portavoce, no, è una bella l'anelletta. opportunità. Sì, no, è una bella opportunità, perché è bellissimo confrontarsi con una platea diametralmente diversa, se non opposta a quella che tu hai continuamente ogni giorno al tuo ristorante, perché comunque ti confronti e capisci se il tuo stile, il tuo modo di fare cucina è un modo moderno, contemporaneo e quindi cosmopolita, oppure magari è troppo local, è troppo tipico, tradizionale, perché questa secondo me è una chiave importante della cucina di oggi. Noi dobbiamo fare una cucina, appunto, come dicevo prima, moderna, contemporanea, nel senso che bisogna parlare al mondo, bisogna fare una cucina elegante, una cucina raffinata, pur conservando quel timbro di autenticità, di origine, che non dobbiamo mai tradire, che poi è lo stile della cucina mediterranea del sud. E che piatti ha pensato in questo senso? Ma diciamo che abbiamo pensato ai piatti senza mezzi termini, perché non ci andava di fare concessioni banali al fatto di andare in una platea pubblica internazionale, per cui facciamo la zuppa di olive con il pesce spatola, la crema di mandorle, l'insalata di puntarelle, la minestra di pasta mista con crostacei e pesci di scoglio, e poi facciamo una triglia con un pesto di uvetta, pinoli, aceto di musto d'uva e una salsa alla menta. La minestra di pasta mista è diventata ormai un classico. Come mai ha tanto successo, secondo lei? Ho fatto tanti ragionamenti sul perché questo piatto riesce ad essere così trasversale, nel senso che viene amato dai bambini così come Da tutti. da tutti, sì. E anche internazionale, forse perché sostanzialmente tutto il mondo ha una zuppa di pesce e tutto il mondo riesce a interagire con quel piatto. Penso che sia questa la chiave vincente di un piatto quando riesce ad avere così tanti consensi. La nostra cucina adesso si sposterà soprattutto nella cura del dettaglio. Aspetti come la presentazione, come i contrasti di temperatura, di sapore. Però ripeto, senza mai tradire le radici del sapore che contraddistingue comunque il sud. È un lavoro molto difficile, perché quando devi curare i dettagli si tratta di aspetti veramente molto sottili, e quindi speriamo di essere all'altezza, di saper essere sempre interessanti e rinnovando anche quello che è la proposta. Cosa dovrebbe fare secondo lei uno chef di 30 anni, 25 anni che vuole aprire una sua attività? Quali sono i primi passi per non, in un momento così difficile, per andare avanti, per dire qualcosa? Su cosa Guarda, dovrebbe puntare? banalmente bisogna avere coraggio, perché oggi serve coraggio prima di tutto.
Poi da un lato dico che a un certo punto della vita uno bisogna che faccia il passo più lungo della gamba, no? In un certo senso, perché se no non riesci mai a concretizzare i sogni. Dall'altra parte bisogna tenere presente tanti fattori, primo fra tutti secondo me la location, lavorare a uno stile di cucina, cioè pensare di dover offrire comunque un prodotto esclusivo, d'autore, che abbia un proprio carattere, perché io penso che la gente ama pensare di trovare un posto dei lineamenti precisi di cucina, e qui è molto complicato perché riuscire oggi a non cadere nel trabocchetto del piatto ruffiano, del piatto che somiglia ad altri piatti, o nel voler seguire altri stili, necessita di grande carattere, di grande preparazione, però poi alla fine la cucina è un fatto di cuore, di pancia, di istinto, per cui dico ai giovani di aver coraggio, di lavorare per robustire la propria professionalità, la propria struttura anche umana, perché non è solo la cucina, evidentemente. Oggi gestire un ristorante ti mette alla prova in tanti modi, in tanti aspetti, tutti i giorni. Prima abbiamo parlato di istinto, secondo me uno chef deve avere il coraggio di assecondare il proprio istinto, perché poi questo gioco, questo esercizio alimenta in modo positivo la propria autostima, no? Il fatto che tu cominci a vedere, a percepire che hai delle buone idee, che hai una buona testa, che hai un buon gusto, un buon palato, ti aiuta a rafforzare proprio quello che è la tua autostima. E se uno chef si accorge che magari quel piatto è molto raffinato, molto elaborato e la clientela potrebbe non recepirlo così com'è, Ma guarda, lo lascia così oppure fa qualcosa per renderlo un pochino più fruibile, guarda, ti secondo te? dico solo questo, non ci sono piatti per tutti, non ci sono donne per tutti, non ci sono macchine e automobili per tutti, ci sono delle idee che vanno comunque comunicate bene. Questo secondo me è l'aspetto più importante che oggi dobbiamo considerare, la comunicazione, sia per quella che riguarda in maniera generale dei ristoranti, ma in dettaglio quando tu vai al tavolo e parli con i clienti, devi fargli capire le caratteristiche di ogni singolo piatto, della tua Certo. cucina, per E cui perché? se tu hai davanti una persona curiosa, si vuole spingere un po' oltre, magari un piatto per quanto possa essere azzardato, può riscuotere curiosità, può riscuotere consenso, può far parlare, che poi penso che un gourmet che va in giro ha voglia di questo, no? Di essere Certo. anche un po' stimolato. Stupito. Fare una cucina troppo ruffiana, Non onestamente, porta da nessuna parte. rischi di essere poco interessante. Però il gesto creativo deve essere supportato dalla conoscenza, dalla competenza, non può essere un gesto campato in aria, insomma bisogna ragionare. Poi è chiaro, noi facciamo un mestiere per gli altri, non facciamo un mestiere per noi, Certo, molto importante, ma questa è anche la dicevo. sensibilità dello chef, puoi Sì, capire quello no, che esce. intelligenza, io penso, perché non Intelligenza. puoi imporre, nessuno ha voglia di avere delle imposizioni. Insomma, se non siete intelligenti, non fate lo chef. Ma se non si è intelligenti è complicato fare qualsiasi È mestiere, complicato proprio. penso proprio di sì. Grazie e complimenti. In bocca al lupo. Viva il lupo!